Vi aspettavate il riassuntone della seconda stagione di Stranger Things? E invece no! Questo è il riassuntone della fase 1 del Marvel Cinematic Universe! L'ho detto anche in inglese, oh my god! Una battaglia in furia tra gli Asgardiani guidati da Odino, padre degli dei, e i giganti di ghiaccio di Jotunheim. In segno di tregua, Odino ormai squercio si appropria dello scrigno degli antichi inverni, fonte del potere dei giganti di ghiaccio. 1000.000 anni dopo, Norvegia, 1942. Il teschio rosso, capo dell'Idra, si appropria del Tesseract, un cubo magico creato dagli dei norreni, in grado di donare energia illimitata. Il suo socio pezzo di fogna, Arnim Zola, lo userà per costruire armi super high-tech mega wow che aiuteranno il teschio a conquistare Monto. Nel frattempo a New York, Steve Rogers vuole arruolarsi per strappare le palle ai nazisti, ma viene scartato. Levati dal cazzo! Mica come il suo migliore amico Bucky, sollevatore di... Nokia? Lo scienziato tedesco Abraham Erskine, intenerito dal grande cuore di spaghetto, lo trasforma in un tronista. E questo viene a casa con me. Steve è il primo super soldato. Un agente dell'Idra fa esplodere tutto, uccide Erskine e ruba l'ultima fiala, che si spacca a terra. Steve è l'unico e ultimo super soldato. Per evitare che muoia come un cazzone sul campo di battaglia, lo vestono da bandiera sessualmente confusa e lo usano per la propaganda. Steve sta incazzatissimo e mentre è in Italia, non lo pago Spotify, ladri del cazzo! Salva un gruppo di soldati rapiti dall'Idra. Tra questi c'è Bucky. Incontrano il teschio rosso. Io ho fatto tuo stesso esperimento perché tu bello, io pomodoro. La base dell'Idra esplode, ma si salvano tutti. Howard Stark dona a Steve uno scudo al vibrante e un uniforme socialmente accettabile. E si va a fare il culo ai nazisti sradicando l'Idra base dopo base. Durante una delle tante missioni, Cap e la sua squadra catturano Zola. Ma Bucky muore! No! Agente Cap si fa dire da Zola dove cazzo si nasconde Fragolina. L'esercito americano invade la base segreta, mentre il capitano prende a schiaffi Pepperoncino. Vuole usare il Tesseract per distruggere l'America. Ma quando lo tocca, viene ciucciato via nello spazio! Il cubo precipita in mare. L'aereo è programmato per colpire New York. Steve saluta via radio Peggy Carter che avrebbe tanto voluto bombarsi. Avrei tanto voluto bombarsi. Per evitare una strage, si schianta sull'Artico. Mentre la guerra volge al termine, Howard Stark recupera il cubo dalle acque dell'oceano. 65 anni dopo, Robert Downey, Tony Stark, figlio di Howard, dopo aver presentato la sua ultima arma di Fortnite, il Jericho, viene attaccato dai 10 anelli. Si picca un'esplosione in faccia e si risveglia in una grotta. Ha decine di schegge sul petto che si avvicinano al cuore. Lo salva il suo compagno di cella Jensen, che gli ficca un magnete nel petto che allontana le schegge. I 10 anelli danno tutti i mattoncini Lego a Tony affinché costruisca il Jericho per loro. Socchiamelo. Tony, con l'aiuto di Jensen, costruisce un mini reattore Arc per il suo petto e un'armatura armata fino al culo per fuggire dalla grotta. Ma Jensen muore! E vabbè! Tony scappa e viene recuperato dal suo migliore amico Rhodey. Tornato in America, dove ad aspettarlo trova Pepper Potts, la sua segretaria. Il tuo compleanno, cazzo ridi. Chiude il reparto armi della Stark Industries di cui è capo. Obadiah Stane, suo socio e amico del padre, non ci sta dentro, zio. Tony, nel suo laboratorio, migliora il mini reattore che ha sul petto e con l'aiuto di Jarvis, che è tipo Cortana, molto più intelligente e meno puttana, costruisce una nuova armatura coi controcazzi. E mentre ad una serata di gala fanno la pizza di Cracco, assassino della patria, scopre che molte delle sue armi sono state appena vendute ai 10 anelli. Si infila la sua nuova macra, sex e scintillante armatura e torna in Afghanistan, dove fa un bordello, ammazza i terroristi, distrugge tutte le armi e torna negli Stati Uniti. Ma c'è qualcun altro in Afghanistan? È lui che ha venduto le armi ai 10 anelli! È lui ad aver fatto rapire Tony, fagiolo barbuto bastardo! Ammazza i testimoni e ruba l'armatura costruita nella grotta. Ma il drugo, per far funzionare l'armatura, ha bisogno del mini reattore di Stark. Così glielo ruba. Tony, che sta molto Mario, aiutato da Rudy, indossa il suo vecchio reattore e mette l'armatura pronto a smontare Obi-Wan. Lo scontro è assai duro. Tony non sa più che cazzo fare. Così suggerisce a Pepper di far saltare la versione gigante del reattore Arc che alimenta le Stark Industries.
Lei dice... Lui dice... Dai, porca puttana! Lei lo fa e Obadiah muore. Phil Coulson, agente dello SHIELD, dà a Tony un copione da seguire. Vuole coprire il tutto. Ma che è successo veramente? Fatti i cazzi tuoi. Sì, magari! Qualche giorno dopo... Dove sono i suoi gioielli, signor Stark? Guardi che la tengo d'occhio. Sto scherzando, sono Nick Fury. Vieni a far parte degli Avengers. A Jambers? Sì, perché dall'altra parte degli Stati Uniti il dottor Bruce Banner sta testando su di sé la sua versione del siero del super soldato per conto del generale Thaddeus Ross. L'esperimento ovviamente va di merda e Banner diventa l'incredibile Shrek. Braccato dall'esercito, dallo SHIELD e da pantaloni incredibilmente resistenti, Bruce riesce a nascondersi e ad avere una vita sana e genuina. In Russia, Anton Vanko dice a suo figlio di aver inventato il reattore Ark insieme ad Howard Stark. E nessuno gli ha dato i soldi! E muore. Evan costruisce un mini reattore Ark e un paio di fruste per uccidere Tony Stark. Va bene, ma Tony sta già morendo. Il reattore che ha sul petto sta intossicando il suo sangue. Così inizia a fare cose che ogni persona sul punto di morte farebbe. Assume Scarlett Johansson come assistente. Oh mio... Si fa una gara in Formula 1, come proverà sulle sue costosissime natiche le fruste del signor Banco, si ubriaca a merda e va a botte col suo migliore amico, che vola via con la Mark II. Oh, aspetta! Che cazzo è questo? Comunque, dopo l'attacco a Tony, Vanko è argabbio. Viene fatto evadere da Justin Hammer, rivale di Stark. Gli commissiona dei super robottoni dal software duro. Vanko accetta e nel frattempo potenzia la Mark II rubata da Rudey. Tony deve trovare un nuovo elemento che sostituisca quello intossicante all'interno del suo reattore. Così, grazie ai vecchi disegnini del padre, ne cacca uno come io e te cacchiamo il pranzo. Fury gli rivela che suo padre fu uno dei fondatori dello SHIELD. E che Scarlett, oh mio Dio, è in realtà un agente segreto dello SHIELD. Justin Hammer presenta i robot di Vanko e il nuovo War Machine. Ma non sa che Vanko li controlla tutti da remoto, creando il disagio. Iron Man arriva, Rudy riprende il controllo della sua armatura e insieme fanno cose belle. Vanko muore dopo 30 secondi di combattimento. Però Pepper e Tony si baciano, sì! Fury, dopo averla menata per 3 film, rifiuta Tony come membro degli Avengers. Ma vaffanculo. Intanto in New Mexico... Qualcuno è cascato al martello. Facciamo qualche passo indietro. Poco tempo prima, dall'altra parte del cosmo, Thor, figlio di Odino, sta per essere fatto re di Asgard, sotto gli occhi invidiosi di suo fratello Loki. Durante la cerimonia, i giganti di ghiaccio tentano di riprendersi lo scrigno, ma vengono distrutti da un robotone telecomandato chiamato... il Distruttore. È un atto di guerra, io li sfascio, porcozzi! E contro il volere del padre, Thor, che è una biondina tutto pepe, vola verso Jotunheim accompagnato dalla sua gang. Prima che scatenino una guerra, il papino arriva e se li riporta a casa. Odino è nero e priva Thor dei suoi poteri. Lo esilia sulla terra, dove scaglierà il suo martello. E mentre Thor fa i conti con la sua vita terrestre, Loki scopre di essere adottato. Tu sei un estraneo, Loki, come quelli di Game of Thrones. Let it go! No, Frozen, no, sto male. E va in coma. Loki prende il suo posto come re e invia il Distruttore sulla terra per uccidere Thor. Gli amichetti del biondone volano sulla terra grazie a quel gianduiotto di Heimdall, guardiano del Bifrost, che, detto in parole povere, è un coso in grado di teletrasportarti da Asgard verso qualsiasi altro regno e viceversa. I guerrieri avvisano Thor, che cucina uova strapazzate insieme ai suoi nuovi amici, Jane Foster, che vorrebbe martellare, lo scienziato Eric Selvig e la tizia di Italia 1 col cavallo. Emilio il Meglio arriva e distrugge un sacco di cose. Toglietegli le pile, per favore! Thor, che ormai è un bravo guaglione, si sacrifica per i terrestri. E grazie a questo atto di altruismo, il nostro eroe recupera il martello, diventa Gesù e distrugge il Distruttore. Sì, tutte tue, Thor. Coulson vuole fargli un colloquio di lavoro, ma Thor non ha tempo per ste cazzate. Grazie al Bifrost torna su Asgard, dove Loki ha appena fatto entrare il suo vero padre, Laffy. Io ti faccio entrare ad Asgard e tu uccidi Odino. Dai. E prima che Laffy possa ucciderlo... Loki, figlio mio eroe! Ma che cazzo stai a dire, ma? I due se menano. Loki vuole usare la potenza del Bifrost per annientare Jotunheim. Thor glielo impedisce distruggendo. Così non rivedrai mai più, cioè tornerai a farti le seghe! Bifrost è andato. E Loki... Let it go! Ok. Si lascia cadere tra le stelle.
Let it go, un cazzo! Loki è più vivo della mia autostima e viaggia più delle mie paranoie. Ora lavora per un misterioso alieno e il suo maggiordomo. Deve recuperare il Tesseract sulla Terra per loro. Se avrà successo... potrai conquistare la Terra col nostro esercito. Se dovesse fallire... diventerai la nostra proietta. Sulla Terra, Eric Selvig sta smanettando col culo nei laboratori dello SHIELD. Ti sbrighi, ci serve per costruire delle armi cazzute come faceva l'Hydra. Lo sta spiegando a me o a quelli che guardano il video? Il cubo si accende, generando un portale da cui esce Loki. Si bussa prima, testa di cazzo! Il dio, con il suo nuovo scettro alieno e il suo charm, incanta Occhio di Falco ed Eric. Il trio ruba il Tesseract. Fury li insegue ma fa una figura di merda. Siamo nella cacca. Sarà ora di formare sto cazzo di team, che dite? Steve Rogers viene ritrovato e scongelato. Scarlett recupera Banner, che è Mark Ruffalo e non Edward Norton. Tony fa lo splendido, ma alla fine accetta. Loki è a Stoccarda, dove viene preso a scudi in faccia da Capitan Caramella Gommosa di merda. Che cosa... Arriva Iron Man e Loki si arrende. E mentre portano il prigioniero verso l'Helicarrier, la base volante, invisibile e segreta dello SHIELD, arriva Thor e si porta via il fratellino. Aspetta, pausa! Ma se Thor ha distrutto il Bifrost, come ci è arrivato sulla Terra? E quello che cazzo era? Non lo so, vado a mettergli le mani in faccia. Capitano, vuole una mano? No, ce la faccio, ce la faccio. Scontro, riescono a mettere Loki in gabbia. Dove cazzo è il Tesseract? Selvig e Barton lo tengono in continuo movimento, così da renderlo irrintracciabile. E mentre lo scettro mette i Vendicatori l'uno contro l'altro, l'Helicarrier viene attaccato. Banner sclera e diventa il Grinch. Va a cazzotti con Thor e nel tentativo di abbattere un jet, vola a fanculo. Tony e Cap cercano di aggiustare l'Helicarrier. Abbassa la leva. Loki inganna quel fesso di Thor, lo imprigiona e uccide Coulson. Oh, vabbè, che esagerato. Quel figlio di puttana sgancia la cella di Thor, che finisce chissà dove. Clint fa botte con Scarlett, sua collega e migliore amica, prende una trampata in testa e torna in sé. La morte di Coulson è di ispirazione per gli eroi rimasti, che si mettono in tiro e volano verso New York, dove Loki è lì ad aspettarli. Il portale è attivo e un gigantesco esercito di alieni invade la città. Aiutiamoli a casa loro! Thor e Banner si riuniscono al team. Signori, facciamo i tacchini. Paghiamo tutto. La musica, tutto, ce l'ho duro, aiuto! Gli Avengers uniti fanno una strage di musi verdi, ma la situazione sembra incontinente. I mostri continuano ad arrivare. Loki prende un sacco di schiaffi. Selvig, recuperata la ragione, suggerisce a Natasha di usare lo scettro di Loki per chiudere il portale. Nel frattempo, i potenti della Terra decidono di distruggere New York con un bombolotto per contenere la situazione! Lanciate il mio bel culo nero! Il missile viene lanciato, Iron Man lo afferra, lo porta oltre il buco nero, lo scaglia contro la nave madre degli alieni. La nave esplode e quelle facce di merda si spengono! Ma che culo! E sono morti altri innocenti. Vedova Nera chiude il portale. È finita. Thor riporta Loki e il Tesseract su Asgard. Scopriamo che Loki lavorava per Thanos, il titano pazzo. Un prugnone pompato culo piatto col desiderio di conquistare l'intero universo.